सुमतिमो निश सनेने कर उता वरदानी श्रे भद्र वर्ष मोर्वा सिद्धि ओमा गुरु वज्रदा धर सुमतिमो निशा सने कर उता वरदानी श्रे भद्र वर्ष मर्वा सिद्धि हो ओ म गुरु वज्र धर सुमतिमो निश सने कर उत वरदान श्रे भद्र वर्ष मान्यावासी सिद्ध दे ओ मा गुरु वज्र धर सोम तिमो निश सने कर उता वरदानी श्रे भद्र वर्ष मर्वा गुरु वज्र धर सोम तिमो उता वरदा निषृ बद्र वर्षा मर्वा सिद्धे ओम आ गुरु वज्र दर सुमतिमो निश सने कर उता वरदा निषृ भद्र वर्ष मर्वा सिद्धे ओम गुरु वज्र धर सुमतिमो निश सने कर उता वरदानीश रे भद्र वर्ष मर्वासी होम गुरु वज्र धर सुमतिमो निशा सने कर उता वरदा निश्रे भद्र वर्ष मर्वासी होम गुरु वज्र धर सुमतिमो निशा ਉਤਾ ਵਰਦਾਨਿ ਸ਼੍ਰੇ ਬਦਾ ਵਰਸਾ ਮਨਿਆ ਸਰਵਾ ਸਿਦੇਹੋ ਓਮ ਗੁਰੂ ਵਜਰਾਦਰਸੁ ਮਾ ਤਿਮੋ ਨਿਸ਼ਾਸਨੈ ਉਤਾ ਵਰਦਾਨਿ ਸ਼੍ਰੇ ਬਦਾ ਵਰਸਾ ਮਨਿਆ ਸਰਵਾ ਸਿਦੇਹੋ ਓਮ ਗੁਰੂ ਵਜਰਾਦਰਸੁ ਮਾ ਤਿਮੋ ਨਿਸ਼ਾਸਨੈ उता वरदान्य बद्र वर्षा सर्वासी सिंह वज्र दर सुम तिमो निशा स वरदान्य बद्र वर्षा मियावासी हो ओ मा गुरु वज्र धर सुम तिमो निशा सने उता वरदा निे भड वर्षा मन्य्यावासि देहो ॐ मा गुरु वज्र धर सुमतिमो निशासन उता वरदा निर वर्षा मन्य्यावासि देहो ॐ गुरु वज्र धर सुमतिमोनिश उता वरदा निद्र वर्षा मनिया सर्वा सिद्धि हूँ फाक्यु के कुद गलो फाक्यु के सुंद गे फाक्यु के थुकदान दे थे में चिक्त चिंगे लो मू के खुद दलो

ड्रोला फिंच रंगे ध्रुपारशो सामला झंझो फरदो दानी खागे झीनसो गिबे सोनम के ड्रोला फिंच र सागे ध्रुपारशो नीलबुध नील दर्मा इनल संग Prendo rifugio fino all'illuminazione. Con la pratica della generosità e delle altre perfezioni possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. In the Buddha, Dharma and Sangha I take refuge until enlightenment through the practice of generosity and the other perfections May I attain Buddhahood for the benefit of all sentient beings. Lo strumento più potente che noi abbiamo nella nostra vita in generale ed in particolare nel nostro proprio percorso personale, nella nostra propria pratica spirituale anche, è il nostro corpo e la nostra mente. Questi sono gli strumenti più potenti che noi abbiamo. Gli altri strumenti, quindi l'ambiente nel quale viviamo, la nostra situazione materiale, si possono anche utilizzare a favore del, di tante cose, in un modo virtuoso, in un modo negativo, a favore o contro il nostro sviluppo spirituale, eccetera. Però fra tutti gli strumenti che ci sono, quello più importante in assoluto, quello più potente che esiste è la nostra propria mente e il nostro proprio corpo. Mi ricordo... In questo importantissimo testo chiamato il Bodhisattva Charya Avatara, quindi la guida e lo stile di vita di un bodhisattva, c'è un momento nel quale Shantideva, un po' parlando verso il proprio corpo, dice io ti do da mangiare, ti faccio riposare, adesso tu devi fare quello che dico io. No? E quindi siediti stai lì. Ah, ma non c'ho voglia, eh, eh, se no perché ti do da mangiare? Perché ci faccio, ti faccio riposare? No? E lui un po fa un po' l'analogia per dire: ti pago lo stipendio, tu lavori per me, e devi fare quello che è il tuo compito. No? E lui diceva che noi spesso viviamo a servizio del nostro corpo, però in realtà è il corpo che deve essere a servizio di noi. Quindi è importante che il corpo sia a nostro servizio: nel senso che quali sono gli obiettivi che io ho? Ah, io voglio raggiungere uno stato di pace, voglio agire in modo che sia di beneficio agli altri, eccetera. Ok, che il corpo sia favorevole in questa direzione. Quindi, in questo senso, dobbiamo avere la capacità di direzionare il nostro corpo. Questa è una cosa importante. No? Perché anche lì, se il corpo a un certo punto non sta bene, diventa difficile. Diventa difficile meditare, diventa difficile poter fare tante cose. Se il nostro corpo ha dei forti dolori, piuttosto che non riesce uh, a riposarsi bene, piuttosto che non ha forza, eccetera, eccetera, questo porta naturalmente a tante altre difficoltà anche nel sentiero. Per quello che la salute fisica è anche importante, quindi va anche curato il corpo a tutti i difetti. No? L'altro aspetto è ovviamente l'altra risorsa che abbiamo molto potente è la nostra propria mente. E quello che accade è che dal momento nel quale il corpo e la mente sono delle risorse potenti che abbiamo per la nostra pratica spirituale, diventa molto importante diventare padroni di queste risorse. In altre parole, il corpo e la mente devono seguire la direzione che noi diamo. E non il contrario. Ok? Molto spesso succede che le scelte che noi facciamo sono più che altro una sorta di risultato dei nostri stati mentali, emozionali, dei nostri desideri, delle nostre attrazioni e avversioni. Quindi in qualche modo è quasi come se noi vivessimo a servizio di queste attrazioni e avversioni. Più che il contrario. Okay? Perciò è importante capire che, tra virgolette, chi comanda siamo noi. In qualche modo dobbiamo riuscire a imporre che noi siamo. Noi siamo noi che diamo la direzione e dinanzi alla direzione che noi andiamo a dare, questa direzione viene seguita. Okay? Perciò un esempio di questo è che. La natura del nostro desiderio è più ne ho, più ne voglio. Questo fa parte anche da un punto di vista chimico, c'è cioè tutta la spiegazione riguardo la dopamina, la serotonina, eccetera, eccetera, del perché più piacere ho, più piacere voglio e più ho bisogno per ottenere lo stesso livello di soddisfazione. Quindi è un meccanismo nel quale noi ci siamo, però che non necessariamente dobbiamo seguire. Ok? Io, questa è una delle cose che ho imparato negli anni che ho fatto il monastero in India, e per me è stata molto bella, che è quella di imparare che non è perché voglio che necessariamente devo fare o necessariamente devo avere. No? Noi spesso viviamo all'interno di questa idea che se voglio e posso, perché no? Per una semplice ragione: perché non voglio essere schiavo del voglio. Perché più io mi lascio andare dal desiderio, più io mi lascio andare da quello che io voglio, più voglio. Più ho bisogno di ottenere, di fare, sempre di più. E diventa sempre un, una ricerca infinita. Okay? Perciò una delle cose che veramente aiuta è saper distinguere fra quello che voglio e quello che ho bisogno. Quando qualcosa è una necessità, ben venga. Quando qualcosa non è una necessità, è un, un desiderio che quasi quasi è un po' di più un, un capriccio. Se si può avere quello senza creare effetti collaterali, senza creare dipendenza, senza far male a nessuno, va bene. Ma è un in più. Se invece per ottenere quello che voglio vado a creare conflitti, vivo in ansia, eccetera, eccetera, a quel punto non va più bene perché noi diventiamo tra virgolette schiavi del nostro desiderio quando non riusciamo a tenerlo fermo, non riusciamo a farlo star zitto e dobbiamo in qualche modo con ansia, con desiderio, De ho bisogno di quello. In altre parole, quando noi facciamo dei nostri desideri un bisogno, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Okay. Perciò, in particolare per la meditazione, è importante tenere a bada i desideri in questo senso. Perché una delle cose che più crea interferenze alla meditazione è l'avversione e il desiderio, l'insoddisfazione, l'attaccamento. Perché uno è lì e la mente dove va? Ah, ma che c'è questo, che c'è quell'altro, che voglio quello, e no, quello non va. E cerchiamo di come seguire, e la nostra mente segue proprio gli oggetti di desiderio molto spesso. Ok? Perciò, è importante per noi comprendere che dobbiamo essere padroni di noi stessi. E le decisioni che io prendo non devono essere le conseguenze di certe dinamiche mentali e di certe reazioni o del desiderio o dell'avversione. Quelle emozioni ci sono, ma io scelgo se seguirle o no. E io agisco in un modo consapevole. È un po' come per dire la metafora di prima, salgo sul cavallo il cavallo vorrà a un certo punto tornare a casa perché c'ha fame. Però sono io che dico al cavallo, è l'ora di tornare o non è l'ora di tornare. Se io non riesco a dire al cavallo, no, il cavallo mette la testa da una parte e io dico, no, ritorna di qua. Se arriva un punto nel quale noi non abbiamo nessun controllo sul cavallo, non va tanto bene. Ok? Perciò noi naturalmente avremo attrazioni e avversioni, però la direzione che noi andiamo, delle nostre scelte, dei no delle nostre azioni, dei nostri pensieri, non deve essere determinata da queste attrazioni e da queste avversioni. Facile? No. Ok? Proprio perché è difficile, va messa energia. Che se fosse facile diceva, beh, lascia stare, poi quando sarà il momento lo faccio. Proprio perché è difficile, però è importante. È molto importante. Perché nella nostra vita in generale uno dei più grandi regali che possiamo fare noi stessi è diventare padroni di se stessi. Uno dei più grandi regali che possiamo fare a noi stessi è Riuscire a direzionare la nostra mente in un modo consapevole e la mente seguire. Non sempre volentieri, però seguire. Quando è che la mente non segue in un modo volentieri? Quando ci sono delle contraddizioni e dei conflitti interni che ci sono, perché è molto normale avere attrazione verso una cosa. E, allo stesso tempo, sapere che quella cosa non fa bene. È molto normale che io ho una sensazione piacevole, quindi io bevo l'acqua, magari l'acqua mi piace molto, però io so che mi fa male, però è buona. Quindi, qual è la contraddizione che ho in questo caso fra la sensazione e la conoscenza? Perché la mia mente, basata nella mia conoscenza, cosa dice? Bere questo mi fa male e io non voglio star male, quindi non lo devo bere. Ma la mia sensazione cosa dice? È buono. Quindi lo voglio. Quando abbiamo una sensazione piacevole, inevitabilmente sviluppiamo attrazione. E abbiamo dei conflitti. Quando c'è attrazione da una parte e avversione dall'altra sulla stessa cosa. Perché io mi piace, ma io so che mi fa male. Non mi piace, ma io so che mi fa bene. Noi siamo pieni di contraddizioni. Okay? Perciò è normale che certe volte noi vediamo che la nostra mente viene attratta verso una direzione, ma noi sappiamo che non è la miglior direzione per noi. E avere, essere padrone di se stessi vuole anche dire seguo la direzione che io so che è la migliore. Accolgo i miei sentimenti, accolgo le mie attrazioni e le mie avversioni, senza bloccarle, però ricordo che sono impermanenti e non li do spazio, lascio che vengano, poi passano, però io non mi lascio prendere da loro. Ok? Avere questa capacità è una cosa meravigliosa. È uno dei più bei doni, regali che possiamo fare a noi stessi. Eh? E per fare questo dobbiamo diventare padroni di noi stessi, padroni della nostra propria mente. E questo è uno dei benefici di meditare. Perché quello che noi dobbiamo proprio imparare a fare quando si va a meditare è imparare ad essere padroni di noi stessi. Non è facile, come sappiamo. Ma è possibile. Ok? Um... È un po' come imparare qualcosa di nuovo che all'inizio è difficile. Imparare ad andare a bicicletta, imparare a fare un certo tipo di danza, imparare a parlare una certa lingua. Ci sono tante cose che quando cominciamo a imparare magari siamo un po' imbranati eh? e non ci viene proprio bene. Come facciamo che quello venga bene? Ripetendo, 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 ripetendo. Quello che all'inizio era difficile, piano piano diventa facile. Ok? Perciò, dopo aver... Dopo aver Preso la corretta postura per la meditazione, quindi ci siamo seduti con uno schiena, due gambe, tre spalle, quattro testa, cinque bocca, oh, quattro mani, cinque spalle, sei bocca, sette occhi. Ok? Ho fatto l'ordine un po' diversa. Uno schiena, due gambe, tre spalle, quattro mani. 5 testa, 6 bocca, 7 occhi, 8 consapevolezza sul respiro, respiro addominale. Ok? Una volta che abbiamo sviluppato questa postura, adesso dobbiamo cominciare a dare dei segni a noi stessi che noi siamo i padroni di noi stessi. Dobbiamo cominciare a prendere le redini nelle nostre mani. Solo che il nostro cavallo è un po' selvaggio, non è abituato che qualcuno gli dica dove deve andare, è abituato che il cavaliere va dove vuole, okay? viene il vento da una parte, va verso quella parte, sente l'odore dall'altra, va verso l'altra. Solo che noi siamo, questo cavallo è preso da odori, da suoni, da oggetti, da ricordi, da aspettative. E quindi la nostra mente, che è una delle metafore tradizionali, è come se fosse una scimmia su un albero. Non so, avete mai visto una scimmia su un albero? Qual è l'immagine della scimmia su un albero? È, è lì ferma a osservare? O è continuamente in movimento da una parte all'altra dell'albero? Non è tanto come questi ce ne trattano nel Bradipo. Non è come il bradipo, no? Il bradipo rimane lì. Invece la scimmia è costantemente in movimento, ok? In questo caso la nostra mente rappresenta proprio una scimmia che in un albero non riesce a star ferma. E dov'è che, cos'è che fa muovere la, la scimmia della nostra mente? O questo cavallo che non riesce a star fermo. Noi veniamo presi, da cosa sentiamo? Se stiamo qua e a un certo punto sentiamo un rumore? La nostra mente seguono? Sì. Un odore, gusto, tatto e forma. Quindi, e poi abbiamo l'altro che quasi quasi è quello più difficile, che sono le distrazioni mentali. Ricordi, idee, proiezioni, aspettative, tutti gli oggetti mentali. Ok? Quindi noi abbiamo i nostri sei sensi e siamo abituati a essere costantemente distratti dai nostri sei sensi. Quindi immaginiamo che siamo su questo cavallo e il cavallo in realtà è totalmente fuori controllo. Per il quanto cerchiamo di prendere le redine, c'è un odore da una parte, il cavallo gira da quella parte. E poi a un certo punto c'è un rumore da un'altra, il cavallo gira dall'altra parte. E poi a un certo punto il cavallo ha la memoria di qualcos'altro e si ferma. E poi va voglia di qualcos'altro e va avanti. E noi stiamo lì cercando di trattenere questo cavallo. Questo è quello che succede quando uno comincia a militare. E di solito quando uno comincia, dice è impossibile, ma lasci stare. Ok? Però è possibile, ci vuole un attimo di tempo, ok? Avete mai visto i cavalli che mettono quelle cose a fianco? No? I parocchi? No? Perché viene messo i parocchi ai cavalli? Per non distrarsi e non prendere paura in realtà, quando devono andare sulle strade con le macchine, eccetera, no? In qualche modo abbiamo bisogno anche noi dei nostri paraocchi, nel senso che se vado lì a meditare e a un certo punto ci sono i rumori e cose di qua, di là è più difficile, no? Immaginate che cercate di meditare e c'è una persona che volete bene che comincia a farvi le carezze, eccetera, eccetera. E voglio vedere la mente rimanere sul punto, no? O invece state lì per meditare e c'è qualcuno vicino che si sta a fare delle bestemmie piuttosto che... È più difficile no? a criticarvi o qualcosa è più difficile. Quindi quello che succede è che noi dobbiamo in qualche modo proteggerci dalle distrazioni. Questa protezione dalle distrazioni avviene nel momento della meditazione, ma anche prima, perché quando noi viviamo una distrazione, questa distrazione viene vissuta durante, dopo, e prima della prossima volta ok quindi quando noi abbiamo una distrazione non è solo il momento della distrazione quella cosa rimane no? mercoledì scorso quando facevo l'insegnamento a milano ho, faccio, ho fatto l'esempio che io faccio di solito cerco di non ascoltare musica nulla contro la musica però sono certe tipologie di musiche che per me vanno bene ma ci sono diverse altre che io ho una memoria musicale, sento una volta, me lo ricordo quella musica e rimane lì dentro a rimbombare, no? Sono certe in particolare, poi nel momento nel quale uno meno vuole, viene fuori quella melodia lì, no? Quindi io cerco di proteggermi da questo: che non è il momento della musica il problema, il problema è il dopo. Che uno sta lì, si siede e comincia a. De 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 de, e uno cerca invece viene fuori quello, no? Perciò quello che succede è che la distrazione ha due momenti, in realtà tre. C'è il momento durante quella distrazione, c'è la memoria del dopo e c'è l'aspettativa del prima. Quindi uno ha il desiderio di riprendere quella distrazione, quindi c'è la speranza, la voglia, il desiderio. Okay? Perciò per meditare bene dobbiamo cercare di creare l'abitudine di avere meno oggetti sensoriali. Diminuire le nostre, i nostri stimoli sensoriali in generale. Questo sappiamo che, che quando cominciamo a diminuire gli stimoli sensoriali, la reazione naturale sarà di volere di più, una sorta di astinenza. Ok? Per questo, va fatto anche con una certa gradualità e dolcezza. Ok? Poi, quando ci sediamo per meditare, ricordiamoci che lo stato di concentrazione non è uno stato di tensione, ma è uno stato interiore di rilassamento. Quando siamo concentrati, noi ci rilassiamo dalle distrazioni e porgiamo la nostra attenzione con dolcezza sull'oggetto che scegliamo. Ok? Quindi quando immaginiamo una persona concentrata, qual è l'espressione facciale che immaginiamo? È così? O è così? Di solito? La tendenza di solito è più un po' la prima, nel senso, ah, sei concentrata, no? Che uno sta lì. Sembra che devi mettere tutta l'energia qua, quasi diventa rossa alla fronte di tanta... Attenzione, uno il sangue viene tutto qua, uno rimane lì, poi viene mal di testa. In realtà, quando uno si concentra, uno si rilassa dalle distrazioni e riposa la mente nel proprio oggetto di concentrazione. Ok? Perciò noi cominceremo e, e all'interno delle pratiche preliminari. L'oggetto di meditazione è il proprio respiro. In questa fase noi ci permettiamo di essere presenti nel momento presente, porgiamo dolcemente la nostra attenzione sul nostro respiro e qualunque altro pensiero che sorge, e sorgerà ma anche prima di 5 secondi, sicuro arriva già il primo probabilmente, no? No. se comincia a contare è arrivato a due, già viene, quando vengono altri pensieri... Non lo blocchiamo e non lo seguiamo. Okay? È un po' come se stiamo andando in una direzione, c'è qualcuno che dice no, voglio andare di là. Lascialo parlare, tanto fra un po' rimane zitto e tu segui avanti dove stai andando. No? Perché cosa succede se c'è qualcuno che vuole la nostra attenzione? Ci sono due modi di dare attenzione a quella persona. Ascoltando quello che vuole dire, entrando nel dialogo con quello che vuole dire, o dicendo stai zitto, non devi dire adesso, spiegando il perché non è il momento per parlare, cercando di fermare. Se noi cerchiamo di fermare l'altro, stiamo dando tanta attenzione quanto quella di andare ad ascoltare e seguire. Ok? Quindi quando avviene un pensiero che viene verso di noi, noi non dobbiamo bloccarlo, perché quando cerchiamo di bloccare un pensiero, in realtà stiamo dando attenzione a quel pensiero e non dobbiamo neanche cercare di seguirlo. Come facciamo a non seguire un pensiero? Non entrando innanzitutto nel dialogo con quel pensiero. Non andiamo a giustificare quello che è accaduto, non cerchiamo di eh, giudicare quello che sta succedendo, non cerchiamo di immaginare, non entriamo nel dialogo, cerchiamo di essere indifferenti. Viene? Ok, c'è quel pensiero lì. Lo lasciamo lì, diciamo impermanente, passerà e riportiamo la nostra attenzione sul nostro respiro. Ok? Questa è la base. È un po' come se sono sul cavallo: ogni due per tre il cavallo tira da una parte, io le do un colpettino dall'altra parte, dicendo ritorni qui senza forzare troppo, perché se comincio a entrare nella lotta, poi dopo la mia attenzione si perde tutta lì. Ok, quindi non lo lascio andare nella direzione opposta, però non mi tolgo neanche della direzione in cui sto andando. Quindi quello che noi facciamo è non seguiamo quel pensiero. Che di solito è basato sulla trazione o sulla versione, principalmente, e riportiamo la nostra attenzione sul nostro respiro. Chiaro? Ok? Non vi preoccupate se all'inizio vedete che il cavallo continuamente tira da una parte all'altra, che la scimmia non sta ferma e continua a saltare da una parte all'altra di questo albero. Questo è normale. Ok? Basta osservare la nostra vita quotidiana. Quanto la nostra mente normalmente è continuamente a saltare da un oggetto all'altro. Normale, no? Quindi non possiamo aspettare che da un momento all'altro ci fermiamo e la mente si calma. Che diciamo stai qui e lì rimane. Non, non funziona così. Dobbiamo dare il tempo anche per la nostra abitudine di cambiare. Perciò, Facciamo questo. Ci sono, dinanzi a questa struttura, ci sono alcune tecniche diverse di respirazione. Uh, volevo condividerle con voi e poi vi invito a fare le vostre proprie esperienze e vedere quale di queste si adatta meglio a voi. Okay? Per esempio, se quando uno si siede è un momento nel quale ha delle emozioni particolarmente forti e ha più ansia. Magari paura, o c'è della rabbia, o c'è del desiderio, e ci sono delle emozioni più forti in quel momento. Conviene cominciare con una respirazione che si inspira dal naso e si espira dalla bocca. Okay? Questo succede quando uno non è calmo. E uno si siede per meditare, vedi che c'è un, una sorta di. Uh, è un, non è proprio la giornata serena, c'è un po' di temporale dentro, il vento è forte, si muovono tante cose. In questi casi quello che facciamo è, quando inspiriamo, immaginiamo che andiamo a raccogliere quei pensieri, raccogliere quell'emozione. E lo lasciamo andare via. Ok? E facciamo questo un po' di volte. E vedremo che piano piano uno comincia a calmarsi un po' di più. Ok? Um, questa tecnica viene anche spiegata nel testo dei Sei Dharma di preparazione scritto da Papon Karimpo, c'è cioè un testo nel quale spiega queste varie tecniche. Okay? Stavo cercando di ricordarmi il nome in tibetano di questa tecnica di respiro, adesso non mi viene. Comunque sia, uno può anche ispirare con forza in certi casi, che è un po' quello che nella pratica dell'autoguarigione. Quando arriva il momento in cui facciamo la richiesta delle benedizioni dei cinque diani Buddha, andiamo anche a utilizzare il gesto e in relazione a ognuno dei chakra, quali sono i veleni mentali connessi, uno va a purificarli. Okay? Quindi questo serve principalmente quando questi veleni mentali sono manifestati con una certa forza. Okay? Se noi siamo belli calmi, riposati, rilassati, respiriamo direttamente solo dal naso. Se vediamo che da qualche parte ci prende un po' di più, facciamo questo per un po' di minuti finché vediamo che riusciamo a calmarci un po'. Fatto questo, passiamo a un altro livello, l'altro tipo di respirazione. Ok. Uh -huh. Abbiamo la meditazione sul respiro con forza, che è quello che abbiamo appena visto, abbiamo il respiro che è la semplice consapevolezza sul respiro, abbiamo il respiro abbinato alla visualizzazione, okay? E poi facciamo anche il, il respiro, prima di quello con la visualizzazione, quello dove si va a contare i respiri, poi c'è quello con la visualizzazione e poi c'è il respiro in nove cicli. Okay. Perciò a me di solito mi piace abbinare un po' queste tecniche. Adesso vediamo una per una, poi possiamo vedere come abbinarle. Perciò quello con forza, abbiamo visto, è relativamente semplice. Ricordiamoci che quando facciamo questo, comunque sia, non dobbiamo entrare in un dialogo interno. Se io riconosco che c'è dell'attaccamento, che c'è della rabbia, che c'è dell'invidia, che c'è qualcosa lì che prende... Non vado a entrare nel dialogo perché questo ma è vero che quello lì ha fatto ma io mi sto vittimizzando, non dovrei vittimizzarmi, ma guarda che non è così. No, non entriamo nel dialogo. Dopo, dopo parlerò con te, adesso no. Ok? Adesso non ho tempo. Un altro momento sì. Primo. Secondo, semplice. Meditazione sul respiro, dove noi inspiriamo dal naso, dalle narici, espiriamo dalle narici e porgiamo la nostra attenzione sulla sensazione alle narici, quando l'aria entra e l'aria esce. Quindi, noi porgiamo la nostra attenzione, viene esattamente qui, no? dove ci sono le narici. E ci permettiamo di vivere il momento presente, e semplicemente osserviamo l'aria che entra e l'aria che esce. E sempre lì, qualunque altro pensiero che sorge. Quando ci accorgiamo di avere un altro pensiero, di solito siamo già lontani. Eh? All'inizio, principalmente, quando uno si accorge che non sta più osservando il respiro, ormai sono passati un po' di tempo. Eh? Perché è molto normale che uno è lì, dopo di un po' è finito dall'altra parte del mondo, ha già vissuto non so quante storie, e ah, stavo meditando, cercando Dio almeno. Okay, e a questo punto. Lasci stare tutto quello, non giustificare, non spiegare, ritorni all'attenzione sul respiro dolcemente. Okay? E poi, più si va avanti, più si riesce gradualmente a cogliere, più velocemente che uno perde la concentrazione. E arriverà un momento nel quale anche uno si accorge che mentre mantiene la concentrazione, vedi che c'è una parte della mente che vuole scappare e anche lei dice no e ritorna dolcemente sul respiro ok? importante che quando stiamo facendo questo agli inizi e vediamo che la nostra mente non è attenta, che ci perdiamo dappertutto, non dobbiamo frustrarci fa parte del processo non è una novità questo è così sin dall'epoca di Buddha e prima di lui ancora quindi non è che ah, io non riuscirò mai Qualunque praticante di meditazione esperto, se un giorno andiamo a chiedere a ah, com'è che hai cominciato, vedremo che più o meno per tutti è così, eh? a non sia che uno nasce già con una predisposizione per la meditazione così elevata, ma sono casi molto rari. Perciò siamo lì seduti. osserviamo il respiro riposiamo la nostra mente nel respiro diciamo noi stessi mi permetto di essere presenti nel momento presente Okay. Questa è una tecnica semplice e va fatta prima dell'autoguarigione, prima di cominciare le altre pratiche preliminari, finché la mente non ha un suo stato di equilibrio minimo. Okay? Immaginiamo che quando sediamo vediamo se il nostro cavallo è agitato, è calmo, se vediamo che è agitato, facciamo questo finché sentiamo che si è calmato. Una volta che si è calmato, a quel punto diamogli la direzione giusta. E qua dobbiamo calmarlo. Ok? Questo può durare di più, come può durare di meno, dipende da ognuno. L'altra tecnica è quella dove andiamo a abbinare questa respirazione insieme con il contare. Okay? Quindi, prima ci sediamo, cominciamo a osservare il respiro... Partiamo con la stessa prima tecnica di respirazione e poi dopo cominciamo a contare le respirazioni. Inspiro. Espiro uno. Inspiro. espiro due e andiamo avanti uno dopo l'altro mantenendo la nostra attenzione e qua ci sono due modi per fare questo, un modo più rigido e un modo un pochettino meno rigido. Il modo più rigido è ogni volta che io vedo che ho perso la mia attenzione, ritorno a uno. Il pericolo è che in certi casi uno non passa mai dell'uno. Ok? Quindi quando uno ha un po' più di esperienza, uno può addirittura fare questo: che uno va, segue e deve cercare di arrivare fino a 7 mantenendo la concentrazione. Quando uno riesce ad arrivare fino a 7 senza che la mente vada in giro da altre parti, a quel punto comincia la pratica, con la presa di rifugio e così via. Okay? E quando uno vede che arriva, e l'altro è, vado provando e vedo che la mente comunque. Va via, ritorno però mantengo a contare respiro. Quando facciamo così, andiamo avanti con i numeri fino ad arrivare a 21. Se il nostro livello di concentrazione è medio, riusciamo ad arrivare a 21. Se il nostro livello di concentrazione è molto basso, vedrete che prima di arrivare a 21 abbiamo già dato la volta al mondo e abbiamo perso il numero in cui siamo. Ok? E quindi naturalmente dobbiamo ripartire da 1. Perché? Perché non sappiamo più in che numero eravamo. Ok? Quindi questo il fatto di contare ci aiuta un pochettino a mantenere più la presenza anche. E perciò andiamo avanti. Uno. Sembra che 7 sia poco, però in realtà respirando così piano piano è abbastanza lungo fare fino a 7 in realtà. Perciò si fanno 7, 14, 21. Ok? Quindi all'inizio uno farà più fino a 21 o se no 14 o se no fino a 7, dove uno conta il respiro. Inspiro, espiro 1, inspiro, espiro 2 e così via, cercando sempre di ottenere una respirazione addominale e gradualmente permettendo il respiro di essere più profondo. Ok? Quindi inspiriamo. Espiriamo. Se noi riusciamo, la cosa ideale è riuscire a respirare in quattro fasi. La respirazione in quattro fasi è inspiro, trattengo, espiro, trattengo. Ok? E l'ideale è, è che gli spazi fra l'inspirazione e l'espirazione e fra l'espirazione e l'inspirazione siano sempre più lunghi in generale. Questo è più difficile. Okay? Addirittura ci sono dei praticanti di pranayama, queste tecniche di respirazione che avvengono principalmente nella tradizione induista. La tradizione buddista esiste anche, però è più raro. E ci sono dei praticanti che riescono a fare un'inspirazione e un'espirazione che durano dei tempi lunghissimi. Io mi ricordo una volta un documentario dove stavano facendo degli studi, era tipo su non mi ricordo su, qu su quale canale cos'era queste cose scientifiche e stavano facendo uno studio sulla respirazione nelle varie fasce etarie e a seconda dello stile di vita delle persone, eccetera, eccetera. E avevano fatto questa sorta di Camera chiusa dove c'era una certa quantità di ossigeno e controllavano i battiti cardiaci e tutto il resto e mettevano le persone dentro questa stanza e vedevano quanto tempo uno riusciva a stare lì e come respirava. Quindi con quella stessa quantità di ossigeno, quanto tempo ogni persona riusciva a stare, più o meno. E a un certo punto arriva questo documentario, hanno fatto con le varie età, giovani, anziani fumatori, non fumatori, ogni cosa, a un certo punto arriva questo signore indiano che era un sadhu, un meditatore, no? la vita meditando. Mi ricordo la scena perché lui arriva molto vestito proprio solo con una sorta di... come si dice? no, un uh, sunga, no? Un, eh, tipo un non sare, sarebbe avere chiamato un, un sarong, comunque... Era praticamente era solo un piccolo tessuto lì, molto, molto umile, è arrivato lì, camminava un po' così perché era già un po' anziano, eccetera, e mi ricordo la scena che lui si siede in mezzo a questa stanza con la schiena perfettamente lotto completo, lì va si mette lì, possono chiudere, dice così, rimane lì. Passano 45 minuti, gli altri stavano 5 minuti. Sette, se molto, e i suoi stati vitali era quasi come se fossero una sorta di ibernazione. Dopo 45 minuti, quelli che facevano le ricerche hanno scelto loro di aprire, perché era lì, aprono, lui guarda, c'è già finito? Si alza e esce, no? E la gente rimane scioccata. Quindi, esistono queste tecniche dove il tempo fra l'inspirazione e l'espirazione è lunghissimo. E queste sarebbero anche delle tecniche per allungare la vita. Comunque sia, noi nel nostro piccolo, quello che cerchiamo di fare è che quando ci mettiamo a respirare, cerchiamo gradualmente di avere questa consapevolezza nella quale inspiro... Prima di espirare, lascio un po'. Espiro. Cerco di espirare il più possibile l'aria. Trattengo per un po' e poi inspiro un'altra volta. Ok. Cerchiamo di fare questa respirazione con questi quattro fasi. In queste quattro fasi andiamo a contare ogni volta che espiriamo. Ok? Quindi questo è un modo che già ci aiuterà tanto se, guarda, semplicemente fare un esercizio sul respiro ha un potere enorme. No? E questo lo possiamo fare ovunque, non importa dove siamo. Perciò contiamo il respiro in questo modo. L'altra fase è nella quale noi andiamo a, ad abbinare alla respirazione una semplice visualizzazione. Ok? Questo quello che avviene è questo: quando noi inspiriamo, immaginiamo luce che entra dalle nostre narici, come un nettare, una luce che viene, portando a noi tutte le benedizioni degli esseri sacri, amore, forza, concentrazione, potere di guarigione, tutto quello che è virtuoso, che è positivo, calma, pace, viene. E questo va a nutrire questo stato di calma e di pace dentro di noi. E quando espiriamo, espiriamo tutte le tensioni accumulate nel corpo e le tensioni accumulate nella mente. Ok? Quindi... In questo caso, quando espiriamo, per esempio cominciamo osservando le tensioni accumulate nel corpo. Quindi abbiamo le tensioni accumulate sulle spalle, sul petto, sulla pancia. Perché quando noi abbiamo delle emozioni durante, i nostri, durante la giornata o anche durante la notte, in certi casi, queste tensioni, queste emozioni hanno un effetto sul corpo. Okay? Quindi se io nella giornata di oggi ho sentito paura, c'è una parte nel mio corpo che rimane tesa. La stessa cosa accade con uh, l'ansia, con la rabbia, con l'insoddisfazione e quindi a secondo delle situazioni che viviamo e delle emozioni che viviamo, si vanno ad accumulare delle tensioni nel nostro corpo. Quindi quello che noi facciamo quando inspiriamo riceviamo le benedizioni e anche andiamo a raccogliere queste tensioni e partiamo prendendo le tensioni che sono nel corpo quindi sentiamo dove nel corpo sentiamo tensioni e vedremo che c'è nel petto al centro no proprio nell'altezza del petto al centro questo è un punto dove quando uno ha tanta ansia eccetera uno dei punti in cui si va a generare tensione è qua una delle tecniche più semplici per vedere, basta toccare questo punto e vedere se fa male o meno. Okay? Se uno quando tocca così fa male, vuol dire che c'è un, un po' di ansia, chiamiamola così. Okay? Nella medicina tibetana viene chiamato un disturbo dell'umor vento. E quando c'è su questo punto noi facciamo fatica, ma se qualcuno va a premerci esattamente il punto lato opposto sulla schiena, sulla spalla fa esattamente lo stesso dolore, no? Sulle, sulla schiena. Comunque, noi cerchiamo di sciogliere queste tensioni, quindi possiamo gradualmente anche addirittura immaginare le tensioni accumulate nel, nei va nostri vari organi, nel fegato, nell'intestino, nello stomaco, le tensioni accumulate nei reni, le tensioni accumulate nel cuore, nella vescica, in ogni parte del nostro corpo, piano piano. Nei polmoni, quindi la tristezza per esempio. Quindi immaginiamo noi di raccogliere l'attenzione e quando espiriamo sciogliamo l'attenzione, non entriamo in un dialogo interno del perché sono teso. Semplicemente raccogliamo l'attenzione e, e lasciamo che se ne vada nella forma di sporco, di, di, fu di fumo, di sporcizia che esce e si dissolve nello spazio. Cominciamo raccogliendo le tensioni accumulate nel giorno di oggi, nelle ore precedenti, quelle che sono più superficiali, fino ad arrivare a raccogliere e sciogliere le tensioni accumulate negli anni precedenti e la nostra infanzia. Okay? Perché di sicuro noi abbiamo delle tensioni che sono lì. Da quando ero adolescente, da quando ero bambino, perché mia madre, perché mio padre, perché mio cugino, perché la mia insegnante, perché di qua, perché di là. Ok? Non entriamo nel perché, semplicemente ci permettiamo di vedere, di accogliere quell'attenzione e scioglierla. Ok? Quando abbiamo finito di fare questo con il nostro corpo, che abbiamo sentito che abbiamo raccolto le tensioni, sciolto le tensioni del corpo, cominciamo con le tensioni della mente. Le tensioni della mente quali sono? Paure, ansia, tristezza, rancore, rabbia, invidia e così via. Quindi raccogliamo le tensioni accumulate nella mente oggi. Senza entrare in un dialogo, semplicemente risciogliamo. Poi dopo raccogliamo le tensioni accumulate nella mente nei giorni precedenti, fino ad arrivare all'inizio. Ok? Quello che andiamo a fare con questa tecnica è che noi andiamo in qualche modo a disvincolarci da queste tensioni e non identificarci più in queste tensioni. Io posso vivere senza, non fanno necessariamente parte di me. Ok? Questo può durare di più come può durare di meno. Possiamo fare questo per due minuti, come possiamo stare lì due ore anche. Eh? Io invito ognuno a fare la propria esperienza. Questo per esempio è una tecnica che quando uno ha qualcosa di particolare, di una certa tristezza o di un qualcosa è molto bello perché permette di accogliere la propria tensione fisica e mentale emozionale senza entrare nel dialogo, senza incolpare, senza vittimizzare, senza giustificare, però permette di accogliere e andare oltre, non identificarci su quello. E riceviamo le benedizioni nella forma di luce nettre. Che vanno a revitalizzare le nostre qualità interiori, ok? Portarci a uno stato di pace, di soddisfazione. questa è quest'altra tecnica, che secondo me è molto valida. Perciò, abbiamo visto inspirare ed espirare con forza dal dalla bocca, osservare semplicemente il respiro, mettendo l'attenzione alle narici, contare il respiro, facendo con una respirazione a quattro fasi. Poi abbiamo la tecnica nella quale quando inspiriamo raccogliamo le tensioni e mentre riceviamo le benedizioni, revitalizzando le nostre qualità, ed espiriamo sciogliendo le tensioni accumulate. E l'altra tecnica è quella che viene chiamata la respirazione in nove cicli, che il nome corretto in tibetano si dice lung ro gutrup. Lung ro vuol dire la realizzazione del respiro in nove cicli che elimina la sporcizia. Più, sendo più preciso, lung vuol dire vento, però ricordiamoci che lung vento vuol dire anche prana, quindi energia. Ok? Ro ha diversi significati in tibetano. Ro vuol dire gusto, però Ro vuol dire anche cadavere. Okay? Perciò, in questo caso, l'un ro sono i cadaveri energetici. Sono i blocchi energetici che rimangono dentro di noi, le tensioni che rimangono lì. Okay? Quindi, è una tecnica per pulire queste tensioni rimaste quello che viene chiamato questa sorta di cadavere energetico, questa sorta di rimanescenza delle nostre emozioni negative che rimane nel nostro corpo bloccato, ok? Perché credo che tutti abbiamo già sperimentato dopo un momento di rabbia, la rabbia è finita, però rimane qualcosa nel corpo, no? Ho un forte momento di insoddisfazione o di desiderio, quel processo mentale è finito, però fisicamente rimane una tensione da qualche parte. Okay? Questa è una tecnica molto valida che la Maganchen ci ha insegnato diverse volte e che allo stesso tempo è molto conosciuta e allo stesso tempo un po' segreta, nel senso che viene spiegata, però non è quello che, che si spiega di solito nel primo incontro, che è la cosa più diffusa. Okay? probabilmente se uno va in un monastero in Tibet ci passeranno degli anni prima che qualcuno insegni questa tecnica okay? e una delle cose belle che a me mi fa piacere è che il modo che abbiamo di insegnare il Dharma in occidente è andiamo a imparare delle tecniche e anche la filosofia cose che di solito originalmente in Tibet veniva insegnato al 99% all'interno dei monasteri gran parte di quello e questa è una tecnica molto valida che però non sempre viene spiegata. Ok, vediamola insieme. Noi andiamo prima di tutto. Questa tecnica va ad abbinare movimento, respirazione e visualizzazione. Ok però prevalentemente è sul respiro con la visualizzazione. La prima cosa è il respiro, poi c'è la visualizzazione, poi c'è la parte del movimento che aiuta in quello, però non è la parte fondamentale. Anche per questo io ho già visto fare i movimenti in modi diversi. Io adesso vi insegnerò come io ho imparato, però ci sono tecniche diverse per fare questo, alcune che sono anche un pochettino... L'ordine cambia un po', per quello io ho già visto testi che spiega sia in un modo che nell'altro, quindi io ritengo che tutti e due siano validi. Ok? Perciò prima di tutto andiamo a visualizzare che abbiamo un canale centrale, come abbiamo spiegato ieri, che parte dalla fronte, scende dalla nostra spina dorsale, fino alla base della spina dorsale. Okay? E noi cerchiamo di visualizzare il canale centrale forte. Poi abbiamo i due canali laterali, ok? Nel quale abbiamo il canale destro e il canale sinistro. Nel quale il canale destro riguarda l'energia femminile e quindi l'energia principalmente di attrazione, mentre abbiamo nella parte sinistra il canale relazionato con l'energia maschile. E quindi principalmente relazionato con la avversione. Okay? Questi due canali vanno, affiancano al canale centrale, come abbiamo detto ieri, dove ci sono i chakra, girano intorno e continuano. Okay? Quindi abbiamo la fronte, il capo, la gola, al cuore fanno due giri. Abbiamo al chakra dell'ombelico e poi subito dopo il chakra dell'ombelico i due canali laterali a tre dita sotto il chakra dell'ombelico entrano nel canale centrale il canale centrale continua ancora per un po' e che va fino alla base della spina dorsale però sopra di questo dove c'è a tre dita sotto l'ombelico i due canali entrano nel canale centrale quello che succede di solito è che la stragrande maggioranza delle nostre azioni quotidiane e dei nostri pensieri sono, pre sono influenzati da che cosa? Uno stato di neutralità, di attrazione, avversione, uno stato di equilibrio. Cos'è che abbiamo più di tutto? Avversione e attrazione, noi siamo sempre lì da uno all'altro, sono pochi i momenti che riusciamo a calmare un po'. Okay? Quindi quello che viene detto è che quando noi abbiamo delle emozioni che sono prevalentemente prese dalla parte che riguarda l'avversione, la okay, questo succede che è principalmente il canale sinistro che andiamo ad utilizzare. Quando la parte di attrazione abbiamo il canale destro, okay? e quando riusciamo a ottenere uno stato di maggior equilibrio, pace, eccetera, riguarda principalmente il canale centrale. Okay? Quello che accade è che utilizzando principalmente i canali destri e sinistri, quello che viene fatto è che immaginiamo proprio questo canale che sono un po' simili a un qualcosa che si riempie d'aria ok e cosa succede i due canali laterali girano intorno al canale centrale però noi lo utilizziamo così con tanta forza che finiscono a strangolare il canale centrale perché girano intorno con molta forza uno e l'altro quindi l'energia non riesce a fluire nel canale centrale e viene bloccata dai due canali ok perciò uno degli obiettivi all'interno delle pratiche nel vajrayana gradualmente è di permettere sempre di più l'energia di fluire verso il canale centrale. Comunque, quello che noi facciamo qua è visualizziamo il canale centrale e i due canali laterali. Per essere più semplici, in questa visualizzazione si può visualizzare i due canali senza visualizzare i giri che fanno intorno. Si visualizzano dritti affiancando il canale centrale. Ok? Ok, adesso, una volta fatto questo, noi prima ci sediamo un po', osserviamo un po' la nostra respirazione, permettiamo di visualizzare i nostri canali e dopo di questo cominceremo con la respirazione. Okay. quindi quello che noi facciamo è che facciamo quello che viene chiamato il pugno Vajra, nel quale mettiamo i pollici sulla base dei, delle dita anulari e poi chiudiamo le mani, mm. poi andiamo a mettere la mano che parte dalle ginocchia, facciamo una sorta di automassaggio senza troppa forza, ma che passa dalla gamba, arriva fino al fianco e poi sale fino appena davanti alle ascelle. Poi andiamo davanti. Ok? E poi cominciamo con la mano sinistra sulla mano destra che andiamo che parte dove c'è il pollice e passiamo da sotto il braccio e mettiamo la mano sotto il braccio, ok? Poi la mano destra mettiamo il pollice fuori, il dito anulare No, il dito medio fuori, e andiamo a coprire il dito medio con il dito anulare, ok? No, l'indice, l'indice che va a coprire il dito medio. E poi adesso con la mano destra, qua ci sono due spiegazioni diverse, c'è chi dice con la mano destra chiudi la narice sinistra, c'è chi dice con la mano destra chiudi la narice destra. Io ho visto valido tutti e due, ok? Cominciamo con la mano destra, andiamo a inspirare dal lato destro, quindi andiamo a chiudere la narice sinistra. sinistra. Che se no, ti fa fatica il contrario, no? Quindi chiudiamo così, e quando chiudiamo la narice destra, sinistra, inspiriamo profondamente dalla narice destra. E immaginiamo quindi l'aria che entra dalla narice destra, va dal canale destro, arriva fino a tre dita sotto l'ombelico e entra. Nel canale centrale, ok? Passa verso il canale sinistro e poi quando facciamo questo, quando arriva sotto all'ombelico e quando noi abbiamo finito di inspirare. Tratteniamo per un attimo, chiudiamo l'altra parte ed espiriamo profondamente. Quando espiriamo, si può anche espirare in tre colpi per aiutare a buttare fuori tutta l'aria. Finito questo ripetiamo per altre due volte. Quindi quando ho finito di espirare mentre passo la mano dall'altra parte trattengo il respiro. Inspiro. Trattengo espiro. E ripetiamo questo per un totale di tre volte. Finita la terza volta, riportiamo la mano avanti, facciamo lo stesso movimento all'inverso, dall'altra parte, e con la mano sinistra andiamo a chiudere quindi la narice destra, inspiriamo. Tratteniamo ed espiriamo, tratteniamo e poi inspiriamo. Ok, e andiamo a ripetere questo per un totale di tre volte. Quando abbiamo finito la terza volta, ritorniamo col movimento opposto, poi Mettiamo le due mani nella postura della meditazione come prima e inspiriamo tre volte ed espiriamo tre volte dalle due narici. Quindi inspiriamo profondamente e poi espiriamo profondamente. Ok, questi sono i nove cicli: tre volte inspiro dalla destra, espiro dalla sinistra, tre volte inspiro dalla sinistra, espiro dalla destra. E tre volte inspiro dalle due narici, espiro dalle due narici. Cosa andiamo a immaginare, a visualizzare mentre facciamo questo? Quando noi andiamo a inspirare dalla narice destra, visualizziamo come luce nettere che entra, riempie il nostro canale destro che segue il respiro, arriva fino a tre dita sotto l'ombelico, Entra nel canale sinistro e va, esce dal canale sinistro. E questo fa una sorta di pulizia, è come se andassi a togliere tutti i blocchi energetici che sono prima prevalentemente nel canale destro. Poi, quando facciamo l'atto opposto, andiamo a fare il contrario. Okay? E mentre facciamo questo, Immaginiamo tutte le tensioni interni, blocchi energetici creati dalla versione e dalla trazione che andiamo a eliminare. È come se all'interno dei canali ci fossero proprio dei blocchi energetici, proprio della sporcizia. E quindi quando espiriamo buttiamo fuori. Quindi immaginiamo proprio una pulizia che fa da un canale e spinge dall'altra parte fuori e poi quando finiamo facciamo la parte opposta la stessa cosa nella direzione opposta. Quando uniamo le due mani andiamo a immaginare che i due canali laterali sono puliti. Entra dai due canali laterali quando inspiriamo, riempie il canale centrale e poi quando esce pulisce il canale centrale uscendo un'altra volta dalle due narici. Ok? Su questa parte ci sono alcune visualizzazioni diverse che si possono fare. Io direi che seguiamo con questa che va bene. Okay? Quindi inspiro. Immagino che entra da sotto l'ombelico, riempie, poi esce pulendo il canale centrale ed espiro totalmente. Ok? Una cosa per aiutare in questa pratica è che quando noi inspiriamo, anche qua respiriamo in quattro fasi. Quindi io inspiro, quando ho finito di inspirare, io è come se vado a deglutire e mando l'energia verso il basso, e mentre mando l'energia verso il basso insieme col respiro, cerco di tirare l'energia verso l'alto. Uh, l'energia verso l'alto è un po' simile a quando cerchiamo di saltare, ok? L'energia che viene dalle gambe. E viene chiamato la respirazione del vaso, dove noi andiamo a concentrare la nostra energia tre dita sotto l'ombelico. Quindi in questo caso inspiriamo e mentre inspiriamo immaginiamo l'energia che scende, andiamo a raccogliere i muscoli nelle parti più basse del corpo tirando l'energia verso l'alto. Okay? E concentriamo a tre dita sotto l'ombelico. Questo si trova anche in diverse altre pratiche, ci sono cose simili, nel Chi nel Tai Chi, nello Yoga. Ci sono diverse cose simili a questo. Comunque, questo è un punto abbastanza importante energetico: questo a tre dita sotto l'ombelico. Okay? Quindi, noi quando inspiriamo, raccogliamo l'energia lì. E poi, quando espiriamo, da qua la direzioniamo che esce dall'altro canale. Ok? Poi, quando facciamo tutti e due, riempie il canale centrale, pulisce il canale centrale. Chiaro questo? Ok? Questa è una tecnica che funziona bene, si fa velocemente. Perché non è che sia una cosa molto lunga. E uno dei modi che si può fare è, si comincia con un po' di meditazione sul respiro, poi si visualizzano i canali, si fa la respirazione in nove cicli e si conclude con un altro po' di sul meditazione sul respiro. E poi dopo di questo si parte per la generazione della motivazione e tutto il resto. Ok? Um, sì. Quello che succede, il, guarda, quando io ho imparato, a me non mi è mai stata data la ragione per la quale si fa così, e poi dopo c'è questo, eccetera, no. Quello che succede invece è che poi dopo, vedendo altre cose, in realtà questi sono meridiani abbastanza importanti, e quindi sia sulla gamba che qua sul corpo, che poi dopo qua sotto la mano sono in realtà quello che noi andiamo a fare facendo questa sorta di automassaggio è stimolare questi meridiani. E con questo sono i meridiani che, da quello che ho capito io, sono direttamente connessi sempre di qua con le due parti principali di attrazione e avversione. Okay? La stessa cosa è quando chiudiamo le mani con i pollici qua, perché da questo dito è da dove parte questi due meridiani che poi passano dal cuore e sono dei canali di energia importanti. Quindi, quando noi facciamo questo che viene chiamato il pugno Vajra, che mettiamo le, i pollici sotto dell'anulare e chiudiamo, stiamo in qualche modo stimolando questi canali cosiddetti meridiani. Poi dipende, in ogni tradizione hanno un nome diverso. no? In sanscrito sono chiamati nadi. Comunque sia, sono dei canali di energia, no? o chiamiamoli meridiani, come vogliamo. Quindi, quando noi andiamo a stimolare questi. In qualche modo, quello ha un effetto dal punto di vista energetico e anche mentale. Ok? Per quello che va fatta, questa sorta di automassaggio è più che altro una forma per andare a stimolare i, questi meridiani. Ok? Um, una cosa che è interessante, apro e chiudo parentesi solo. Una cosa che non so il quanto noi siamo consapevoli oggi, non so se è un qualcosa che è una conoscenza che c'era prima e oggi non siamo più consapevoli o se è una stupidata che è della mia mente non lo so sinceramente eh. però io credo che buona parte di quello che noi oggi utilizziamo anche come gioielli okay, quello che accade è che in realtà se noi vediamo buona parte delle posizioni in cui si vanno a mettere i gioielli quindi abbiamo le, i bracciali alla caviglia le colane, gli orecchini in un certo modo anche, eccetera, sono su tutti i punti dove si vanno a stimolare certi meridiani. E il fatto di avere il contatto di certi metalli, quindi per esempio una cosa molto chiara è utilizzare l'oro nel dito annulare, ha una ragione particolare, no? E quindi si dice che il dito anulare è connesso direttamente con questo canale di energia che ha una, ha una relazione diretta per esempio con il desiderio e con il piacere. No? E quindi a me mi viene in mente per quale, eh, principalmente della mano sinistra, no? Quindi per quale ragione quando uno si sposa mette l'anello nella mano a sinistra? È una tradizione che non avviene solamente in Occidente, io non so da dove sia nata questa tradizione, eccetera, eccetera. No, però fatto sta che, per esempio, nella tradizione medica tibetana, uno mette certi tipi di pietre, certi tipi di metalli per equilibrare le energie, e sul dito anulare il oro serve per equilibrare l'energia del desiderio, quindi in qualche modo anche un rapporto con il fatto del matrimonio, eccetera, e così via. No. Comunque sia, sono cose che noi poi gradualmente uno ha perso un po' il significato, secondo me, e diventa una cosa più estetica, formale, eccetera, quando in realtà esiste un'interdipendenza fra tutto, fra i vari tipi di metalli, di, di pietre, in relazione con il corpo. Per esempio Rimpo ci aveva sempre alcuni mala fatti di certi materiali. Perché lui diceva che facevano bene il contatto col corpo di quei materiali, facevano bene uno per il cervello, un altro per i reni, aveva di varie cose che facevano bene per la sua salute e così via. No? Quindi, quello che succede è, queste tecniche, come questa dei nuovi cicli, ha l'obiettivo di andare ad aiutarci a creare equilibrio fra attrazione e avversione. È un esercizio che vi invito a fare con una certa frequenza, provare, che ci aiuta a portare un attimino la mente più in equilibrio. Quindi secondo me l'ordine che funziona bene è cominciamo con la meditazione un po' sul respiro, possiamo poi dopo focalizzarci su sciogliere le tensioni, poi dopo di questo entriamo a fare la respirazione in nove cicli e concludiamo con un altro po' di meditazione sul respiro. Ok? Abastanza chiaro, no? E, ripeto, questa tecnica è una tecnica che è conosciuta in tutte le tradizioni che ho sappia del buddismo tibetano, però non, non è una tecnica che viene spiegata con molta frequenza in qualche modo. Okay? Non peraltro, ma perché principalmente sono quelle cose che vanno spiegate dentro un certo contesto e, serve, e ha un potere quando viene fatta. Quindi è inutile stare lì a spiegarla se dopo uno non la fa. Quindi io vi invito a provare a fare la pratica. Quello che io direi sarebbe facciamo un po' di meditazione sul respiro insieme. Anche perché così dopo la spiegazione uno fa la propria esperienza e quello aiuta a mantenere la memoria anche. Ok? C'è qualche domanda riguardo questi punti? Prego. Quando inspiri è come se fossi una sorta di pulizia di un tubo, di un canale. Entra la luce che spinge lo sporco che entra da una parte e esce dall'altra. Se tu prendi un tubo e soffri da una parte esce dall'altra, lo sporco, l'aria la entra da una parte e lo sporco esce dall'altra, no? simile a quello. Se io spiro di qua. Eh? E poi espiro di qua. Sì sono connessi. Quindi entro di qua, comincio a togliere lo sporco da una parte, arriva qua e spinge verso dall'altra parte che esce e faccio lo stesso su tutti e due lati. Non è che hai fatto una volta poi hai finito lì, se fosse così sarebbe più semplice, no? Perciò uno fa da due, da tutte le due parti perché esiste un rapporto fra attrazione e avversione, andiamo a dare enfasi su un canale e sull'altro. Sull'atto dal quale inspiri. Ok? Ok. Bene. C'è qualche altra domanda? Niente. Ok. Ci sediamo quindi in una posizione confortevole. con la schiena dritta, però non tesa. Un'ultima cosa sola, che è importante che non ho detto. Mentre facciamo tutte queste fasi, Dobbiamo stare attenti di mantenere due caratteristiche, che vengono chiamate due antidoti, che in tibetano è Djempa e shershin. La traduzione di Djempa e shershin faccio sempre fatica, però si può fare come consapevolezza e attenzione. Ok? Questo la parte di consapevolezza viene anche tradotto come mindfulness in alcuni casi. Questo cosa vuol dire in questo caso? La consapevolezza è il ricordo che la nostra attenzione si trova sul nostro respiro. Okay? Quindi dobbiamo sempre mantenere l'attenzione sul respiro, il ricordo sul respiro. E l'attenzione la è di proteggere la mente che non vada da altre parti. Quindi c'è una parte che sta facendo il lavoro, che è quello di osservare il respiro. E c'è un'altra parte piccola della mente che è come una guardia che sta guardando in giro per assicurare che la mente non va in giro da altre parti. Ok? Quindi abbiamo queste due parti di noi. Da una parte siamo l'attenzione sul respiro e c'è una piccola parte che osserva noi stessi per assicurare che la mente non vada in giro. Ok? Perciò quando abbiamo tanta attenzione Agitazione mentale dobbiamo dare più forza alle guardie, più forza a chi vedi dove sta andando la mente ritorno indietro. Meno agitazione mentale c'è, meno forza va dato a quella parte lì e va dato sempre più forza alla, a, alla consapevolezza che è la presenza della nostra attenzione sull'oggetto. Che noi stiamo meditando, che in questo caso è il nostro proprio respiro. Ok? Questi sono i due punti. Se a un certo punto della meditazione vediamo che la nostra mente non va in giro ma comincia a diventare un po' scura, un po' offuscata, eccetera, anche quello non va bene perché stiamo entrando nell'altro estremo che è quello del torpore mentale. Questo di solito non succede quando uno sta cominciando a imparare a meditare, succede dopo, perché succede che all'inizio c'è tanta agitazione mentale. A un certo punto uno riesce a eliminare l'agitazione mentale ma la sostituisce con il torpore. E neanche questo va bene. Uno deve avere la mente durante la meditazione deve essere chiara, deve essere sveglia, non deve essere in uno stato mezzo addormentato che è pur piacevole, ok? Quindi dobbiamo stare attenti a non andare né su un estremo né sull'altro. Ok. Quindi ci sediamo in una posizione confortevole con la schiena dritta, però non tesa, le spalle rilassate. La mano destra sopra la mano sinistra. La testa leggermente in avanti. La bocca rilassata con la lingua che tocca il palato. E gli occhi leggermente chiusi guardando verso il basso. ci permettiamo di essere presenti nel momento presente. Inspiriamo dalle narici con una respirazione addominale portando l'aria fino a sotto l'ombelico. Permettiamo di essere presenti nel momento presente. Senza forzare. Lasciamo la nostra respirazione in un modo naturale. Con dolcezza. Porgiamo la nostra attenzione sulla sensazione alle narici. Speed. Qualunque altro pensiero sorga nella nostra mente, non gli diamo importanza senza giudicare, senza giustificare. Non ci aggrappiamo ad esse e riportiamo con dolcezza la nostra propria attenzione sulle sensazioni alle narici dell'aria che entra e dell'aria. cash. Ci permettiamo di essere presenti nel momento presente. Ci riposiamo, rilassando la mente dalle distrazioni. Con dolcezza porgiamo la nostra attenzione sul respiro. Inspira. えん。Hey. Teniamo la consapevolezza sul respiro. Mentre inspiriamo andiamo a raccogliere le tensioni accumulate nel corpo. Riceviamo raggi di luce netere, revitalizzando le nostre qualità, portandoci pace, benessere. E raccogliamo le tensioni accumulate nel corpo. E mentre espiriamo, queste tensioni si sciolgono ed escono nella forma di fumo nero che si dissolve nello spazio davanti a noi. Inspiro. Respiro, respiro. Raccogliamo ora le tensioni accumulate nella nostra mente. Le paure, l'ansia, la tristezza, i dolori. Senza entrare in un dialogo con queste tensioni, Semplicemente li raccogliamo e li sciogliamo, lasciando che ci lascino nella forma di fumo e nero, fumo nero che si dissolve nello spazio davanti a noi. Inspiro e. Visualizziamo ora il nostro canale centrale e i due canali laterali. Facciamo il pugno vagere e seguiamo la respirazione in nove cicli. E desp. Dolcemente. Porgiamo la nostra attenzione sul nostro respiro. Abbiamo un canale centrale forte. Due canali laterali puliti. L'energia fluisce in un modo naturale, spontaneo, senza ostruzioni. Inspira. Con l'attenzione sul respiro respiriamo in quattro fasi e contiamo le nostre espirazioni fino ad arrivare a sette. Ed espira manteniamo la consapevolezza sul respiro. Continuiamo una respirazione addominale e gradualmente muoviamo le mani e apriamo gli occhi. questo abbiamo fatto una breve parte della, delle pratiche preliminari no? e mh, vi invito a cercare di avere una certa continuità no? anche perché credo che sarà più facile fare la meditazione sul respiro a casa senza mascherina no? però Um, riuscire a fare bene la meditazione sul respiro è un po' come gradualmente riuscire a tenere, avere un po' più di controllo su se stessi permettersi di essere presente sul momento presente sviluppare più la consapevolezza poi una volta che noi riusciamo a fare questo a quel punto comincia un bellissimo viaggio è un po' come per dire Abbiamo fatto l'esempio prima del cavallo, continuiamo con la stessa metafora. Una volta che abbiamo fatto amicizia col cavallo, abbiamo fatto capire, creato la giusta armonia, abbiamo preso le redine in mano, siamo riusciti a avere il controllo giusto. A quel punto possiamo partire per andare a dei posti meravigliosi. Okay? E quindi, dopo di questo si comincia con l'altra parte delle pratiche preliminari. Che vuol dire abbiamo concluso con questa la parte della preparazione della postura del corpo e la postura della mente. Da questo partiamo con quello che viene chiamato generare la corretta motivazione. Ok? E adesso ovviamente non è il momento per entrare a cominciare tutta la spiegazione, anche perché io non avevo fatto un programma specifico di quello che volevo spiegare nel weekend, dove volevo arrivare o meno. Ma credo che questo sia un buon punto, perché abbiamo visto in generale la pratica dell'autoguarigione per capire il contesto, a che, che cosa è, un minimo della sua storia, e abbiamo visto l'importanza delle preparazioni, la parte della pratica preliminare, e oggi vi lascio con un esercizio, con uno strumento che è molto valido, che dovete cominciare a utilizzarlo. Perché se cominciamo a utilizzare questo strumento, dopo, quando uno arriva a dopo far la parte, la prossima parte che è la presa di rifugio, la parte successiva che è la generazione della bodicita, ha un, un potere molto più grande quando uno ha fatto la parte di preparazione prima. Okay. La parte della presa di rifugio è dove noi andiamo a meditare, fare una breve meditazione sulle quattro nobili verità. Quindi andiamo a sviluppare un sentimento profondo di amore verso noi stessi, che è la prima base. Questo sentimento di amore verso noi stessi dopo si va a tramutare in amore verso gli altri, perché noi non possiamo amare gli altri senza prima amare noi stessi. Quindi prima si sviluppa un sentimento di amore verso noi stessi, poi dopo noi andiamo a, più che tramutare, andiamo a includere gli altri. La cosa interessante è che quando si parla di sviluppare amore e compassione verso gli altri, non esiste un'esclusione di se stessi, esiste un'inclusione degli altri. No? E la motivazione con la quale è importante fare la pratica di meditazione, eccetera, dell'autoguarigione, è una motivazione basata sull'amore. L'amore inteso come Maitri, inteso come l'attrazione verso la felicità, la voglia di essere felice per se stesso e la voglia che anche gli altri siano felici. Quindi quello che tradizionalmente noi chiamiamo di Bodhicitta, la mente dell'illuminazione, un sentimento profondo di amore, di compassione verso tutti con l'intenzione di sviluppare se stessi per beneficiare gli altri. Per arrivare a questo stato di coscienza, con il quale dopo cominciamo la pratica effettiva, c'è tutto un percorso che andiamo a fare, di visualizzazione, di recitazione, per generare questo sentimento prima di amore verso noi stessi, poi di amore verso la, gli altri. La parte di amore verso se stessi viene chiamata la presa di rifugio. La parte di amore verso gli altri viene chiamata la generazione della bodhicitta. Okay? E sono due parti estremamente importanti. Però come faccio io ad andare verso un bellissimo posto col cavallo se non riesco neanche a direzionarlo? No? Quindi prima di andare, ok, andiamo verso la presa di rifugio, andiamo verso lo sviluppo dell'amore verso noi stessi, prima dobbiamo riuscire a prendere le redini in mano e dire ok io riesco a direzionarmi ok quindi questo esercizio che noi abbiamo appena fatto noi abbiamo fatto in totale mezz'ora ok è durato 30 minuti circa quindi questo secondo me è un tempo abbastanza fattibile da mettere nella vita quotidiana quindi abbiamo la fortuna nei giorni d'oggi anche di avere le registrazioni e tutto il resto. Quindi, magari uno volendo se lo può anche ripetere a casa utilizzando la registrazione come guida. Okay? O se no, ognuno prende il suo tempo e si fa anche senza registrazione, come è stato fatto per secoli. Non è che funziona anche meglio in realtà. Però, quello che voglio dire è che non c'è fretta di partire, dobbiamo prima avere un buon controllo del nostro mezzo. Perciò, prima, stabilità, eccetera. Perciò fate un po' di meditazione sul respiro, cercate di creare nella vostra vita lo spazio per la pratica. Spazio fisico, spazio temporale. Ok? Perché quando si crea lo spazio temporale, poi la cosa viene. Non lo so se vi siete mai accorti, però l'agenda è una cosa un po' magica. Il momento nel quale scrivi qualcosa lì si apre uno spazio per quello. No? E sembra che quando scrivi quello lì ormai lo devi fare perché è scritto lì. No? Io ogni tanto sono un po' reticente prima di scrivere qualcosa lì perché una volta che scrivi poi lo... È strano no? perché c'è scritto, ormai lo devi fare, è lì. Quindi è importante in qualche modo... Mettere sulla nostra agenda, scrivere quest'ora è il mio orario di pratica e quando devo fare questo, creare lo spazio temporale, creare lo spazio materiale fisico, ok? E quindi con questo riusciamo gradualmente a familiarizzarci. Un altro modo di creare lo spazio temporale fisico sono i periodi dedicati alla pratica, che possono durare una giornata, per esempio all'inizio. Prendere un giorno al mese, ok? Nel quale uno prende quella giornata, la dedicherò tutta alla pratica. Quindi è un giorno nel quale vado a dormire presto la notte prima, mi sveglio presto, faccio la meditazione con calma, mi dedico il tempo e ripeto la stessa pratica. Per esempio quello che abbiamo appena fatto del respiro, semplicemente quello. Uno dedica l'intera giornata a quello. Fai un po', poi si ferma, poi ripeti un'altra volta, poi si ferma, poi ripeti un'altra volta. All'inizio è meglio ripetere più volte la stessa pratica che cercare di fare dei periodi molto lunghi. Okay? Ma per esempio se noi prendiamo un giorno al mese dedicato alla pratica, quella domenica lì, ah ma dopo c'è il matrimonio di quel che sono occupato. Eh, c'è un appuntamento con i miei guru, con i Buddha, con tutti gli altri. No, non posso, eh. Quello è un momento sacro, sono occupato. È importante che è un giorno nel quale quel giorno è uno spazio che è stato scelto per quello. No? Nel nostro percorso spirituale eh, è importante la conoscenza, come abbiamo detto ieri quindi la parte della visione, è molto importante la condotta nella nostra quotidianità ed è molto molto importante anche la meditazione, utilizzare gli strumenti, le pratiche e quando parliamo di questo ci sono due momenti, la pratica nella nostra quotidianità e poi dei momenti intensivi di pratica che vengono chiamati ritiri. Quando riusciamo a prepararci bene durante la quotidianità, dopo riusciamo a sfruttare bene dai ritiri. E cominciare a fare una giornata al mese, nel quale uno dedica la giornata intera per la pratica. Quindi fai quattro sessioni, una prima della colazione, poi dipende come è fatto ognuno, c'è cioè chi prima di prendere qualcosa non riesce a svegliarsi, quindi un tè, un qualcosa va bene. Un'altra dopo pranzo, quindi una, dopo, una prima della colazione, un'altra sezione dopo la colazione, prima di pranzo, un'altra sezione dopo pranzo e un'altra sezione che viene fatta dopo la cena. Si fa una cena presto e si fa un'altra sezione dopo cena. Questo è di solito come viene strutturato, no? E cercandosi di svegliare presto, quindi idealmente la prima sezione dovrebbe avvenire prima dell'alba. O almeno più o meno in quegli orari lì. Ok? Poi dipende anche in quell'epoca dell'anno o no è, a che ora allora sorge il sole, non è che dipende un po' quello. Però comunque sia... Prendere una giornata intera dedicata alla lettura del Dharma, alla meditazione, a una pratica specifica, in modo da creare familiarità con quello. Qui ad Albagnano siamo in una fase del centro ancora in crescita. No? E la visione globale del centro, quella che la Maganchen ci ha portato e io cerco di portarla avanti al meglio delle mie capacità, di materializzare anche, e di avere una struttura che sirva principalmente a servizio della pratica, della trasmissione della conoscenza, dell'aiutare a essere un rifugio per tutti noi e a dare le condizioni per la pratica. E una delle parti che io ritengo che sia molto, molto importante è avere dei momenti in cui possiamo approfondire la pratica, fare dei periodi di intensivo. Che vengono chiamati proprio i ritiri. Ok? Una cosa che volevo approfittare per condividere, per rigioire per tutti noi: domani è il giorno in cui si conclude. Domani sera, un, uh, un maestro, un monaco che viene chiamato Geshelos Losan Punzok. Lui è qui al centro da noi, quindi il centro sta sostenendo tutte le sue spese e tutto il resto per concludere un, un ritiro che facendole circa 12 ore di meditazione al giorno, domani conclude circa 4 anni. Quindi diciamo, in tutto questo è una persona che ha studiato il Dharma per più di 25 anni della sua vita ha una conoscenza incredibile e quindi noi abbiamo, lui aveva cercato di dove fare questo ritiro, era stato proposto a lui diverse parti del mondo che volevano ospitarlo, fra varie ragioni alla fine ha scelto qui. Una delle ragioni è perché uno di solito va a fare un ritiro in un luogo sacro. E questo luogo, un luogo diventa sacro quando, quando c'è la presenza di un essere sacro. E lui ha scelto qua in quanto un luogo con la presenza di Lama Ganchen, con le sue benedizioni. E quindi domani è il giorno in cui si conclude questo periodo di circa quattro anni: è stato un anno di preparazioni, tre anni, circa un anno di preparazione, circa tre anni di pratica e quasi sei mesi di conclusione per dire. Più o meno, e domani si conclude questo. Io avevo chiesto a lui di. Fare una cerimonia dove per rigioire, però lui è abbastanza umile in questo senso, non vuole apparire in qualche modo, no? Però volevo, mi è venuto così spontaneamente, di rigioire di questo da tutti noi e ricordare che in realtà questa è un'attività del centro, visto che tutti noi facciamo parte, il centro è tutti noi, non è un'entità chissà dove, no. Ogni tanto ci dice, no, quel centro deve fare, ma il centro siamo noi. Non è che esiste un'entità chissà dove, no? E quindi, per esempio, il centro ha coperto tutte le spese dando le possibilità a lui di fare questo ritiro. Quindi, in parte, ognuno di noi, con la Sarwadharma, con la tessera, con la donazione, con qualcosa, in realtà facciamo parte di questo. E quindi, ognuno di noi ha una parte di quell'energia, ha una parte in quello anche. E uno dei progetti che abbiamo qui al centro, e che io ci credo tanto e ho tanta gioia in questo progetto. Che quando è stato venerdì scorso, quindi l'altro ieri sono andato per parlare proprio di questo progetto col sindaco, eccetera, nell'altro comune che c'è dall'altra parte che si chiama Gif, perché dall'altra parte del Tempio c'è il Parco della Santa Trinità di Gif. Okay? Ed è un'area di protezione uh, ambientale dove c'è il bosco, un'area boschiva, eccetera. È un lungo processo Alcuni anni fa avevo fatto la richiesta di poter fare lì dentro, dove ci sono i nostri terreni, delle piccole casette per meditazione e per ritiri. E quindi questo è stato accolto positivamente e con anche una cosa molto bella, perché questa montagna dove noi ci troviamo è uno dei sacri monti del Piemonte. Quindi è una montagna dentro la tradizione cristiana sacra, dove da secoli si facevano i pellegrinaggi dove dall'altra parte c'è questa chiesa che fa parte come patrimonio dell'UNESCO, chiamata la chiesa della Sacromonte della Santa Trinità di Gifa. No? E una delle proposte che stiamo vedendo è di quella di fare un percorso di collegamento fra la chiesa del Sacromonte e il Tempio. Qua. E l'idea è fare un percorso nel bosco con dei luoghi di meditazione, con dei messaggi buddisti e cristiani messi insieme. Quindi questa è un po' l'idea di quello che stiamo sviluppando insieme col comune. Comunque sia, ho detto questo per una ragione principalmente. Uno che il centro esiste pensando al servizio di tutti, ma principalmente al servizio dello sviluppo del Dharma. E io so che è difficile creare il tempo, creare lo spazio per, per esempio, meditare a casa. Non è facilissimo. Però è molto importante perché quando uno riesce a meditare bene a casa, poi dopo di questo porta anche a meditare anche quando uno avrà l'opportunità di fare un ritiro, è già preparato. Avere l'opportunità di fare un ritiro e non avere nessuna preparazione è faticoso. Perciò queste casette, che a principio sarebbero 12, hanno l'intenzione proprio di essere dei luoghi dove tutti noi, quando avremo le condizioni, quando sarà il momento, uno può andare a fare una settimana, dieci giorni, tre mesi, un anno, dipende di quello che sia, dedicato alla pratica spirituale, proprio come un ritiro di meditazione, eccetera, eccetera. Perché per lo sviluppo del Dharma queste pratiche intensive sono una cosa molto importante. Ok? Quindi io spero di poter concludere questo in tempi relativamente brevi, nel frattempo ci prepariamo. E quindi la mia volontà in futuro, solo, io di solito non parlo tanto di queste cose. Però, visto che ho aperto per concludere, è che noi non viviamo in un contesto monastico dove ci sono date le condizioni per praticare a tutti e ognuno non è che tutti vivono di rendita, e ognuno ha i propri impegni con la propria vita. Quindi ci sono dei costi fissi, eccetera, eccetera. Quindi, quando ci sono, la mia idea è che chi ha una preparazione da un punto di vista della conoscenza, della pratica e che ha le caratteristiche veramente per mettersi a fare un ritiro di tre mesi, troviamo le condizioni, si può fare un fondo per aiutare chi veramente è pronto per fare un ritiro di quel genere in modo che le proprie spese fisse in qualche modo possano essere coperte. Perché questo? Perché una persona fra di noi che riesce a praticare in un modo più profondo aiuta tutti gli altri a elevare la loro pratica. Questa è una cosa che avviene in un modo indiretto, però io ho già visto questo con i miei occhi ed è molto interessante di vedere. Quando qualcuno e più persone riescono ad avere una conoscenza più profonda, riescono a elevare la qualità della loro pratica di meditazione, quello fa un effetto molto bello sulle altre persone della stessa comunità spirituale, aiutando anche loro a migliorare le loro qualità della pratica senza dover dire nulla. No? Quindi anche la ragione per la quale per me è così prezioso che ci sia qualcuno con una capacità meravigliosa a fare un ritiro qui da noi. Questo è un modo nel quale aiuta tutti gli altri anche, anche senza dire niente. Perciò io invito tutti a fare la pratica, a cominciare con la pratica di respiro, a fare la pratica dell'autoguarigione, a praticare e avremo anche altre opportunità per fare ritiri insieme per poter fare periodi di pratica. A me mi piace tanto insegnare, però in realtà è molto importante anche poter passare periodi più lunghi dove non si parla ma si medita. Però, come diceva un antico detto in Tibet, meditare senza aver prima ascoltato e compreso è come cercare di scalare una grande roccia con le mani chiuse. Quindi uno deve capire Sapere su che cosa vado a meditare deve avere una preparazione prima di quello, ok? Però io credo che ci abbiamo delle condizioni meravigliose, tutti noi avremo tante opportunità, però dobbiamo cominciare già, ognuno di noi, a prepararci al meglio. Quindi io invito tutti a fare queste pratiche a casa, cercare di creare un tempo, uno spazio dove fare le pratiche di meditazione. E ci saranno occasioni per poter sempre di più approfondire. Okay. Un'ultima cosa prima di fare le dediche. Uh, uno che questa spiegazione dell'autoguarigione a me mi sono molto contento di darla. Andremo avanti nel tempo. Spero di fare più o meno un weekend al mese. Adesso vediamo perché c'è uno di questi weekend in cui la McCarlain doveva venire per dare degli insegnamenti e avevo sentito lei ieri. E adesso con tutta questa storia sempre del coronavirus, non sa se può viaggiare, non può viaggiare, tutte queste cose. Quindi il programma vedremo un po' come si svolgerà. Comunque andremo avanti con la spiegazione dell'autoguarigione, passaggio per passaggio, con calma. Nel frattempo vi invito a fare la pratica a casa, cominciando dal respiro, la posizione e tutto il resto. Okay? Un'altra cosa, un pochettino più pratica, prima di fare le dediche è che tradizionalmente quando un maestro importante viene a mancare esiste la tradizione di andare a ricer ricercare la sua reincarnazione e di fare creare tutte le cause e condizioni affinché lui possa tornare. No? Um, non è affinché lui possa tornare nel senso che lui ha bisogno ma nel senso che noi dobbiamo creare le cause e condizioni dalla nostra parte, l'interdipendenza positiva dalla nostra parte, affinché possiamo ricevere una persona così speciale per continuare a guidarci. Tanti di noi che abbiamo conosciuto, siamo stati con la magancia, abbiamo già ricevuto tutto quello che in realtà avremo bisogno, però è una questione di continuità di generazione in generazione anche. Okay? E quando abbiamo parlato prima... Abbiamo detto che quando si va alla ricerca di un maestro è più importante trovare qualcuno che abbia un livello interiore di amore e di saggezza elevato che qualcuno che ha una grande conoscenza tecnica o una grande capacità di spiegazione. Una cosa è un professore, un'altra cosa è una guida spirituale. Nella guida spirituale se ci si riesce a spiegare bene, ottimo però è molto più importante che sia una persona che abbia un certo livello interiore. Per questo che in Tibet si è creata la tradizione di cercare i tulku. Tulku vuol dire, la traduzione in realtà sarebbe avatar addirittura, però vuol dire corpo di emanazione, che in realtà fa riferimento a quelle persone che hanno raggiunto uno stato di saggezza. Di compassione, di stabilità interiore nella quale possono scegliere consapevolmente dove e quando rinascere, e che sono già fuori dal ciclo di sofferenza del samsara. In altre parole, sono delle persone, degli esseri che hanno un livello spirituale molto elevato. E è molto, una volta che si è creato un vincolo con un essere di questo genere, è molto importante mantenere quel vincolo. Perciò noi chiediamo. Quando facciamo le preghiere, che la Maganchen possa ritornare velocemente fra di noi, proprio per continuare a guidarci, che non riguarda solo gli insegnamenti, anche, ma principalmente anche la sua presenza fra di noi. Okay? Perché avere nella nostra presenza qualcuno che ha queste qualità particolari è una cosa molto importante. In Tibet, questa era una cosa che eh, veramente è fatto parte della cultura in tanti aspetti. Comunque sia, il percorso di ritrovare la reincarnazione è una cosa che di solito si comincia circa due anni dopo la morte. Quindi, e visto che è una cosa che tocca a me, prima o poi cominceremo, comincerò io a capire come fare tutto questo percorso, eccetera. Per il momento non è ancora il momento. Questo è il momento invece di creare delle cause, condizioni, l'interdipendenza positiva per. Che la magancia possa ritornare fra di noi in un corpo grossolano, non tanto il quanto prima, ma con le migliori condizioni. No? Io nelle preghiere non è che di corimpo ci torni velocemente, anche però torni con le condizioni giuste, nella famiglia giusta, col corpo giusto, non c'è tanta frezza, c'è da aspettare un pochettino di più pure, però che ci siano le condizioni giuste, questa è la cosa più importante in assoluto. E qua c'è una cosa che riguarda cause. Il risultato e quindi da parte nostra come discepoli dobbiamo creare le cause corrette per questo che storicamente tradizionalmente quando un maestro importante viene a mancare si fanno tante attività dedicate al suo cosiddetto veloce ritorno rapido ritorno che vuol dire creare cause e condizioni per mantenere quel vincolo fortemente in modo che possa rinascere vicino e avere le condizioni giuste per sviluppare quelle impronte e le qualità che ha, ok? Perché certe volte può succedere che un essere realizzato rinascere in un corpo grossolano, però non ci sono le condizioni e quindi rimane come un fior di lotto con un seme chiuso che non va mai ad aprire. Questo può succedere anche, quindi noi chiediamo... Nelle nostre preghiere cerchiamo di creare le condizioni, le cause da parte nostra perché non solo possa rinascere, ma anche possa sbocciare e possa manifestare al massimo le sue qualità. Okay? Tra queste attività ci sono alcune cose che vanno fatte. La cosa più importante in assoluto è che noi dobbiamo mettere in pratica quello che Rimpoce ci ha insegnato. Questa è la cosa più importante. Rinpoche spesso parlava, la pace interiore è il fondamento più solido per la pace nel mondo. Parlare con pace, ascoltare con pace, guardare con pace, giorno di pace, pace con tutto, tutto con pace, eccetera. Rinpoche ha sempre dato una grande enfasi su questo aspetto. La pratica dell'autoguarigione. Quindi mettere in pratica i suoi insegnamenti, seguire i suoi consigli, è la cosa più importante in assoluto che dobbiamo fare. Oltre a questo ci sono alcune cose pratiche. Fra queste è quella di realizzare quelle che sono state le sue volontà. No? La Maganchen, poco tempo prima di lasciare il corpo, ha dato delle indicazioni abbastanza specifiche di alcune cose che voleva che fossero fatte. No? Una di queste, lui ha voluto che noi aiutassimo l'ospedale di Bermania. Quando Rimpo c'era in ospedale, lui disse voglio fare un progetto per voglio aiutare l'ospedale. Abbiamo comprato la macchina che era il cardio per aiutare le donne incinte durante il momento dell'epidemia di qua e di là, abbiamo fatto quello, c'è stata una raccolta spontanea che è venuta fra la sanga e tutti, costava relativamente poco, era intorno ai 15.000 euro. E quando sono arrivato che Rimpo c'era ancora in ospedale Rimpo ci stiamo facendo questo, ah che bello bello! Ho detto dobbiamo fare una donazione all'ospedale di 100.000. ho detto gli unici soldi che abbiamo sono quelli del Tempio. E Rinpoce mi rispose: Il Tempio, che aspetti, la priorità è l'ospedale. No? E sono andato a parlare con il direttore dell'ospedale. Era in mezzo al lockdown, eccetera, quindi figuriamoci il momento dell'Asle e dell'ospedale. I tempi si sono un po' allungati. Alla fine, abbiamo trovato qual era il miglior progetto da fare. E stiamo cominciando da un punto di vista proprio materiale a mettere i ponteggi a fare quello che dobbiamo fare questa settimana che entra adesso. Quindi volevo uno condividere con voi tutti questo, perché quello che andiamo a fare è quello di trasformare due camere dell'ospedale nel reparto di malattie infettive in camere a pressione variabile, che in poche parole vuol dire. Sono delle camere speciali per le malattie infettive in modo che i virus e batterie che si trovano in quella camera non vadano in giro. Quindi, questa è una cosa che ciò che c'è lì dentro rimane lì dentro principalmente. No? È una cosa che la maggioranza degli ospedali qui in giro non ce l'hanno e che in questi casi che stiamo vivendo, in questo periodo dove ci sono malattie infettive, eccetera, è abbastanza importante. La ci aveva detto. 102.000 euro. Quando io ho fatto il conti insieme con l'ingegnere per vedere, siamo arrivati a 102.000 senza l'IVA, quindi alla fine c'era da aggiungere l'IVA, viene un 125, qualcosa del genere. Abbiamo cominciato questo progetto il quanto prima, e in questo momento ci sono due progetti: questo dell'ospedale e l'altro è quello di costruire lo stupa per la maganci Stiamo facendo tutto l'iter burocratico necessario per portare il suo corpo qui al centro e quindi fare questo tempio che viene chiamato stupa su cui verrà messo il suo corpo per almeno un anno prima di effettuare la cremazione. E quello che secondo me è importante è che tutti noi in un modo o in un altro è importante che partecipiamo di questo. Anche se ci venisse qualcuno che finora non è venuto, che dice pago tutto io. Uh, anche se fossi così, io ci tengo che tutti partecipino, perché alla fine è l'energia di tutti noi che mettiamo. Perché la presenza di in fra di noi non è una cosa per il beneficio di uno o dell'altro, ma è una cosa per tutti noi e quelli che verranno ancora dopo di noi. Per questo io chiedo a tutti di partecipare nel meglio delle vostre capacità, ognuno con quello che può, nel modo come può. Non è una questione specifica di soldi, è una questione di energia che tutti mettiamo nella stessa cosa. Se noi vivessimo in altri tempi, io direi venite ad aiutare a portare le pietre, a fare il cemento, eccetera, eccetera, oggi come oggi non si può. Diventa lavoro in nero. È un po' strana, però è la legge è quella, non è che possiamo anche per realizzare il tempio, no? sarebbe bello, andiamo tutti a fare come faceva una volta. Nei tempi moderni le cose non sono proprio così, no? Quindi quello che facciamo è cerchiamo ognuno di mettere un pochettino della propria energia. Non è una questione di valore, di quantità, è una questione di partecipare. E questa è una cosa che per me personalmente è importante e quando qualcuno mi chiede "Ma cosa devo fare? Quanto devo dare?" Per me quello che io ho sempre fatto per me quando ho voluto fare un'offerta è quello che non è né troppo né poco. Quello che per me è il giusto non va determinato da un numero, ma va determinato da quello che per me è quello che non è poco e non è troppo, è quello che posso però partecipo, ok? Quindi questa è una cosa che io molto 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 raramente parlo di queste cose in mezzo agli insegnamenti eccetera, chi mi conosce da tanto tempo mi sa che è una delle prime volte che avrà sentito parlare, ma perché quello che sto parlando adesso non riguarda tanto l'aspetto economico di questi progetti ma riguarda l'aspetto principalmente energetico per tutti noi, creare insieme le condizioni, perché adesso che andiamo a fare la preghiera di veloce ritorno, questa è una vera preghiera di veloce ritorno, mettere le nostre energie insieme per realizzare le sue volontà e creare le migliori condizioni perché Limpo ci possa effettivamente tornare fra di noi. Okay? Poi ci sono anche altre cose che dovremo fare dopo, però in questo esatto momento ci sono queste due. Va bene, quindi questo è un po' quello che volevo solo condividere, questo aspetto. Facciamo adesso insieme quindi la preghiera di veloce ritorno, di rapido ritorno, nella quale noi dedichiamo quindi che Rimpoce possa il più velocemente tornare fra di noi. E anche un modo nel quale noi ci connettiamo per ringraziare no, la pratica dell'autoguarigione che la Maganti ci ha trasmesso con così tanto amore. E una delle caratteristiche molto speciali della Maganti era un'attitudine di un incredibile coraggio. Io ho visto poche persone così, sinceramente, no? dove c'è non ha mai avuto paura del giudizio degli altri: mai ha fatto delle cose molto avanti dei suoi tempi, che ha avuto tante per dire anche la pratica dell'autoguarigione stessa. All'inizio è stato criticato, no? c'è stato un caso particolare, la Magacci quando ha creato la pratica dell'autoguarigione, subito dopo, in quei primi anni, ha chiamato a Milano, c'era un albergo che era di proprietà dell'epoca anche presidente del Cump, il nostro amico Franco Ceccarelli. Che si chiamava l'albergo Blaze and Francis, lì c'era una sala riunione, così, e ha fatto una sorta di convegno europeo dei più importanti maestri buddisti della tradizione Gelupa. Ed erano venuti maestri di, da tutta l'Europa, molto importanti, e ha fatto questo incontro per presentare e far vedere la pratica dell'autoguarigione. No? E prima di quello c'era stato. Una persona in particolare, un maestro, che quando lui ha visto per la prima volta la pratica dell'autoguarigione le è sembrato una cosa strana. Ha cantato i mudra. E è sembrato strano. In qualche modo aveva anche criticato, aveva detto: Guarda, mi sembra strano, non è giusto. In quell'occasione era tornato davanti a un altro maestro, che era molto più importante, che era insieme, ha portato un regalo alla Magancia e gli ha detto: Guarda, mi ero sbagliato. No? Quello che tu hai fatto è una cosa meravigliosa e quindi volevo portarti le mie scuse, eccetera, eccetera. Quindi Rinpoce, lui in realtà quando ha fatto anche l'autoguarigione, io non ho mai visto qualcun altro avere questo coraggio di adattare la pratica alle necessità dei tempi moderni, con questa chiarezza, con questa cosa. Io ho visto diverse azioni nella vita di Rinpoce dove lui... Quello che lui riteneva che era il giusto, lui andava avanti, non c'era che qualcuno piaceva, qualcuno non piaceva, chi era d'accordo, chi non era d'accordo, che uno lo criticassi, che il mondo intero lo criticassi, non importava. Quello che lui riteneva che era il giusto, a non sia che qualcuno li convincesse del contrario, eh? perché se qualcuno li convincesse del contrario, ok, andiamo in un'altra direzione, ma se non fosse per quello, andava avanti. Ed è tramite questo anche che. La Magancia ne ha trasmesso l'autoguarigione. Io mi ricordo nel 94 La Magancia facendo vedere la pratica dell'autoguarigione nel monastero di sera con più di 3.000 monaci. E quindi e la cosa più strana per loro non era il contenuto della pratica, ma era la melodia. No? Quindi queste persone occidentali cantando Guru Buddha Sede, era una cosa strana per loro, no? e cioè, non si è mai messo indietro, al contrario è sempre andato avanti ed è lui che ci ha permesso oggi di avere accesso a tutto questo con questa facilità e se noi seguiamo gli insegnamenti che la ne ha trasmesso e l'autoguarigione in particolare, che questo weekend alla fine siamo rimasti nella parte ancora delle preliminari, che è molto importante, io quello che ho visto, la mia esperienza, è stato, quando sono andato a studiare gli insegnamenti del Tantra in un modo più approfondito, dettagliato, eccetera, c'erano tantissime cose che io sapevo già tramite l'autoguarigione. Quindi Rinpoche ci ha sempre guidato un po' come se fosse un padre o una madre con i bambini facciamo i giochini, cantiamo le canzoncine, andiamo avanti di qua e di là, e poi, però, in verità stava tras trasmettendo le cose più importanti. E più preziose, ok. E quindi tramite l'autoguarigione noi abbiamo questo che è una ricchezza incredibile e andiamo a imparare e conoscere delle cose che non sono per niente ovvie, trasmettendo gli aspetti più profondi con una leggerezza incredibile. Ok. Quindi ringraziamo Rimpoche per tutto quello che ci ha dato e creiamo le cause e condizioni affinché possa ritornare con un corpo grossolano perché l'impuce rimane sempre fra di noi, però fatto sta che dalla nostra ignoranza abbiamo bisogno di relazionarci con qualcuno in carne e ossa, perché se no gli esseri sacri ci sono, è un essere illuminato, si può sempre manifestare e stare, però noi abbiamo bisogno di vedere, di toccare, di sentire, e quindi per questo che chiediamo che ci sia ancora ritorni fra di noi con questa manifestazione fisica. Non è che noi dobbiamo chiedere perché dobbiamo convincere, non c'entra niente di questo. Dobbiamo, facciamo queste preghiere per creare da parte nostra le cause, le condizioni perché questo possa avvenire. Ok? Ok, quindi facciamo la preghiera.

de che ya vyon sung lo san te pe nyen che se pe ami tu op ten de por

me to do darol mo yer ke adem kala che petul ge shekshin tu da sel de She we koi drawa zungi asu. She we sungi chedranawarje. She we

白拉隆却青，萨当拉姆给云登，拉卜宗呀呢，多杰羌给，compañor toba shun。

Trove münsel taktu ne gör yedam <Sessizname> guru ratna mandral kam niryata yami. Repetete dopo di me. Sem Çö <Sessizname> lam tudro. Lamla lam parçe. Lam la Mi yomar şom. Possa la, mente il possa la mente diventare il dharma possa il dharma diventare il sentiero, possa il, diventare il sentiero. Possa, il sentiero da possa il sentiero essere libero da interferenze may the mind become the dharma may the dharma become the path may the path be free from interferences Nimo dele tzendele, nime kujan deleksin, nintzen taktu delekpe, Concio, som, che modo. Concio, som, che trascisi. All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cosparge il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio. Mi, me, cerve, te chen chen re si re me kem pe wa po cham pe liang de o pong ma le jom se saong we dong ka chen en so again so losan ka lo san trak pe Shabla asol wande Grazie a tutti.